Il Signore talvolta ti fa sentire il peso della croce. Questo peso ti sembra intollerabile, ma tu lo porti perché il Signore, nel suo amore e nella sua misericordia, ti stende la mano e ti dà la forza. Carissimi, pace e bene a tutti voi. Continuiamo a restare sotto lo sguardo della Madonnella nostra, la Madonna della Libera, tanto amata, tanto cara a Padre Pio, e chiediamo a Maria che ci accompagni in questo pellegrinaggio quaresimale. Oggi, sempre riflettendo sul mistero della croce, sul mistero della sofferenza, come Padre Pio ci sta consigliando con le sue frasi, vediamo, ecco, la nostra risposta. La nostra risposta. Evidentemente, fratelli miei, io penso che davanti al mistero della croce, davanti al mistero della sofferenza nella nostra vita, le risposte dell'uomo essenzialmente sono due, e così anche le conseguenze che le risposte hanno. Quando una persona, un uomo, vive la croce, può reagire in due modi: o la accoglie nella sua vita, la abbraccia, la bacia ripetutamente, come Padre Pio ci consigliava, oppure questa croce diventa l'altra risposta, la risposta negativa, l'ostinarci a rifiutare questa croce diventa, ecco, una bestemmia, diventa quasi come bestemmiare la croce, e quindi questa croce ci schiaccia, questa croce non ce la facciamo a portarla. Invece la dimensione positiva è proprio questa: accogliere la croce. La risposta positiva dell'uomo alla croce è proprio questa accoglienza nella fede, accoglienza nella fede. E perché l'uomo dovrebbe avere la forza, il coraggio, anche la gioia, che è assurdità, però è la vita dello spirito, anche la gioia di portare la croce quotidiana? Perché abbiamo la certezza che non siamo soli, fratelli miei. La croce vissuta da soli, la croce vissuta, ecco, senza fede, senza preghiera, diventa un dramma. Ma la croce accolta e portata con forza, con coraggio, con energia, diventa realmente la via crucis che porta alla salvezza. Perché? Perché abbiamo la certezza che non siamo soli. Abbiamo la certezza che questa croce non la portiamo da soli, ma è Gesù che la porta con noi. Ricordate quel salmo bellissimo quando dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, perché tu sei accanto a me, perché tu sei presente nella mia vita. Allora un uomo, una donna, una persona che ha questa certezza, cioè la certezza di essere sostenuto, accompagnato, incoraggiato dal Signore, fratelli miei, tutto questo diventa forza, diventa coraggio per portare la croce di ogni giorno. Come Padre Pio ha detto questa mattina in questa lettera a questa sua figlia spirituale, dice che il Signore che ti dà la forza. Tante volte, dice Padre Pio, tu senti il peso di questa croce, e tante volte sembra che stai cadendo sotto il peso della croce, però poi ti accorgi che stai continuando a camminare. E questo coraggio, questa forza, chi te la dà? Certamente il Signore. Allora pensiamo quante volte anche noi abbiamo sperimentato questo nella nostra vita, quante volte anche noi ci siamo meravigliati di aver compiuto un passo, di aver affrontato una situazione pesante, e siamo rimasti meravigliati dicendo: chi ci ha dato la forza? Chi mi ha dato la forza di poter sopportare tutto questo? Certamente il Signore, certamente la grazia di Dio, certamente la preghiera, certamente anche la preghiera di tante persone che, ecco, ci hanno sostenuto con la loro fraternità spirituale. Allora, fratelli miei, accostiamoci sempre di più a Gesù. Una croce senza preghiera è una croce che ci schiaccia. Una croce piena di preghiera e piena di speranza è una croce che diventa gioia quotidiana. A tutti voi giunga il saluto di pace e bene.